chiedo il perché oggi sei qua a manifestare a Roma in giornata nazionale. Sì, questo qua è stato, vabbè, la premessa che non l'abbiamo organizzata noi, quindi noi abbiamo aderito e io sono venuto come tanti altri perché sono convinto che i motivi di questa manifestazione, soprattutto quello del diritto alla casa per tutti, sia una cosa sacrosanta e è un obiettivo che sta all'interno anche delle motivazioni della nostra lotta, che sono quelle di impedire lo sperpero di miliardi e miliardi per fare opere inutili come la nostra, ma ci aggiungerei l'acquisto degli F-35, che è la base che attende muove in Sicilia, più altre cose. E il problema è che buttano via tutti questi soldi per fare delle cose dannose, inutili, e poi mancano i soldi per mettere in sicurezza le scuole. Chiedo perché sei scesa qui oggi a manifestare a Roma in questa data nazionale. Perché credo che la nostra lotta contro il SAV sia una delle tante parti di un conflitto che deve nascere per la liberazione, per non farsi schiacciare, per rompere le catene di questo mondo che i potenti vorrebbero davvero peggio di una trivella che ci schiaccia e che trapana le nostre vite. E qui il momento è di grande coesione, anche di grande allegria e determinazione. Siamo in tanti, come sempre, di tante età, di tante storie, insieme ce la faremo. Non è ritenuto anche lui oggi alla manifestazione del 19 ottobre a Roma. Il perché sei qua e sei in mezzo al popolo notato? Intanto vi ricordo che questa è una manifestazione della parte migliore della società, sul piano terra, è stata un'assemblea pari ai ministri di comitati di nostra. Poi sono lo spettacolo tanto, secondo me sono anche di più, da secondo tempo, le cui ragioni con il mio da secondo tempo, comunque, non posso stare più vicino a noi. Cosa ti aspetti da questa manifestazione, Giorgio? Che rimanga questo stato di festa con le ragioni di una protesta. Perfetto, ti ringraziamo e ti auguriamo buona manifestazione. Buona manifestazione. I love you.